Quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile lo hanno fermato per un normale controllo ad un posto di blocco, un trentenne agrigentino sceso dalla macchina a fatica si reggeva in piedi. Il giovane stava facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata con un gruppo di amici all'interno di un locale notturno di San Leone per festeggiare la laurea avvenuta poche settimane fa. Sottoposto al test dell'etilometro, il neolaureato è stato trovato con un tasso alcolemico 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Quello che per lui doveva essere un giorno di festa si è trasformato invece in una serata da dimenticare. Dopo la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente, ai militari dell'arma è toccato pure sequestrare, in attesa della confisca, l'autovettura del giovane che per uno strano caso del destino era stato il regalo del padre per la laurea. Solo nell'ultimo weekend sono state 4 le persone denunciate e la loro patente ritirata perché sorpresi dai carabinieri alla guida della propria auto completamente ubriachi. Mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici, un'abitudine o meglio dire un fenomeno sociale che negli ultimi mesi in provincia di Agrigento ha assunto proporzioni preoccupanti.